Dopo 20 anni di chiusura, riapre lo storico Salone delle Colonne dell'ex Real Casa Santa dell'Annunziata. L'intervento è stato realizzato dal Comune di Napoli con un finanziamento di 400.000 euro ed ha riportato all'originario splendore uno degli spazi più belli del complesso di Forcella, che dal 1300 offriva accoglienza ai neonati abbandonati. Le colonne sono realizzate con la tecnica marmorino, una tecnica antichissima che presuppone l'utilizzo del marmo in polvere, e questa finitura che noi abbiamo ora del finto granito era stata prima coperta negli anni 70 da mani e mani di vernice a flatting, che sono state poi eliminate con un'attenta pulitura dalla restauratrice. Quindi è stato un restauro attentissimo, con la stessa cura che si può avere per il restauro di un affresco. Da oggi e fino al 10 gennaio il Salone Vanvitelliano ospiterà la mostra di Riccardo Dalisi sulla maternità e natività, che è anche il tema ispiratore della rassegna Natale a Napoli. È un nuovo spazio per la cultura. Già da qualche giorno sono in corso iniziative teatrali, musicali, che continueranno per tutto il periodo, innanzitutto delle feste, con cose davvero straordinarie. Vorrei ricordare che qualche giorno fa si sono esibite qui le Donne di Forcella, uno spettacolo davvero bellissimo, e continueremo così con tanti altri protagonisti, e quindi un nuovo spazio per la cultura che fa sempre di più Napoli una città in grado di offrire delle occasioni come poche altre città al mondo. In esposizione 12 grandi sculture e disegni, altre opere sono collocate nella ludoteca dell'ospedale, dove dal 2013 Riccardo Dalisi conduce un laboratorio artistico rivolto ai piccoli degenti della struttura e che il Comune ha deciso di rendere permanente. Un ulteriore luogo di cultura e di storia della nostra città che restituiamo a Napoli, ai napoletani e ai turisti. Un posto poi storico, perché quello della natività, della nascita, della maternità, dell'ostetrice e della ginecologia, luogo di accoglienza senza discriminazioni. Qui c'è tanto cuore e tanta solidarietà, non riesco a immaginare qui il cuore di Napoli a Forcella senza questo presidio che mette insieme medicina, scienza, cultura, sociale, solidarietà e popolo napoletano. Con il restauro del salone dalle colonne di marmo, condotto dagli uffici del Centro Storico UNESCO, prosegue il più ampio progetto di recupero del complesso monumentale dell'Annunziata, un'istituzione ancora viva nella memoria storica della città, che per secoli ha accolto bambini indesiderati affidati attraverso la ruota degli esposti alle cure delle suore.